Sono probabilmente i due leader più discussi del pianeta, ma le speranze della pace sono nelle loro mani. Dopo il summit di Singapore, Donald Trump e Kim Jong-un si sono dati appuntamento ad Hanoi. Domani sarà il gran giorno dei colloqui faccia a faccia. Il numero uno della Casa Bianca ostenta sicurezza. Il nostro primo incontro, afferma con decisione, è stato un successo. Penso che anche questo andrà bene, se non ancora meglio dell'altro. Alla stampa, Trump annuncia di non voler tornare indietro sulla denuclearizzazione della penisola. Formalmente Corea e Stati Uniti sono ancora in guerra e alla domanda precisa se porrà fine ufficialmente al conflitto risponde con un aleatorio vedremo. Kim lo osserva e sorride solo quando il presidente americano parla dell'enorme potenziale economico del suo paese, incredibile e illimitato. Trump aggiunge che un futuro pazzesco attende la Corea con il suo grande leader. Ed ancora, non vedo l'ora di vederlo accadere, assieme lo faremo accadere. Gli interessi in ballo sono tanti, vedremo.